azioni che stiamo documentando al personale sanitario. Voglio ringraziarli di cuore, ma dici quante ore devono essere bardati in questo modo per garantire a un'altra persona, a Luciano, di poter respirare, di poter pian piano essere poi in qualche maniera riportato. Ecco. Direttamente a Pietro, quanto tempo dovete stare in questo posto? Allora, io adesso è da 3:15, sono qua, credo cerchiamo di darci dei cambi, poi dipende tutto da come procede il reparto. Se tutto fila liscio riusciamo anche 3 ore a testa a stare, se va qualcosa male si entra e si sta finché purtroppo non abbiamo un tempo preciso. Arriva la sera distrutta abbastanza, sì. Adesso se me la tolgo sono un bagno di sudore, però va bene, è il nostro lavoro, lo facciamo tranquilli, quindi nessun problema. Il senso del dovere anche di questi medici, non vogliono essere chiamati eroi, vogliono solo sentirsi dire che stanno facendo il loro dovere, il loro lavoro che fanno con tantissima passione, ve lo possiamo testimoniare perché qui c'è veramente un clima di grande passione e partecipazione. Lo stiamo vedendo. Allora Roberto, ti prego adesso, prima di chiudere il collegamento, di fare un grande in bocca al lupo al signor Luciano. Davvero io mi auguro che presto, in pochi giorni, si possa riprendere.